Cioè, non è che c'è sta competitività. Come sapevamo, andando molto forte, sarà un po' rischioso. Per qualcuno è solo un numero. Ai miei occhi è la piccolissima distanza che mi separa da un titolo completamente inaspettato. I pensieri che facevano capolino nella mia testa durante gli infiniti allenamenti invernali me li ricordo bene. Sarò all'altezza? Riuscirò a giocarmela nonostante la mia totale inesperienza? Qui le regole del gioco sono diverse. Non c'è il carro attrezzi che ti riporta indietro quando scivoli nella ghiaia. È un altro sport. Bisogna avere una diversa consapevolezza di cosa c'è in gioco. Ma torniamo al campionato. Ve la faccio semplice. Se riuscirò a vincere tutte e quattro le gare di questo weekend, guadagnando più di 14 punti su Piva, senza scazzare, come nel round precedente a Isola Liri, sarò campione italiano. Che l'avventura abbia inizio. Ci abbiamo un altro secondo nascosto. Siete a tremare. C'è la X ancora, quella di Deruto, figura. Sì. Guarda là, senza pallini. Là. Niente. Senza niente, niente. Comunque 7-0 inizia a essere un po' forte. Mi ero scordato di dirvelo, ci saranno anche i piloti dell'Europeo e quindi anche Bottalico con la sua Honda 1000. Ma ahimè non si può parlare di vera sfida perché lui correrà in un'altra categoria, come abbiamo già detto. Quindi con gomme intagliate, io invece slick, per via dei diversi regolamenti tecnici. Lo so, lì dietro siete un pochino confusi, quindi lasciate che vi spieghi rapidamente come funziona. Come abbiamo detto, c'è Europeo dove corre Bottalico e Italiano dove corro io. Ah, ma quindi è l'IRRC? No, sono proprio due specialità diverse. È come dire l'Europeo di calcio a 5 o l'Europeo di calcio a 11. Sono due cose ben distinte, ma che hanno i loro rispettivi campionati nazionali ed europei. Qui si va da punto A a punto B, con strada chiusa con partenza scaglionata. Invece, nell'IRRC si crea un circuito stradale, dove si percorrono dei giri come una normalissima gara insieme agli altri piloti. Quindi regolamenti leggermente diversi, ma quando bisogna vincere la classifica assoluta, che premia il miglior tempo di chiunque durante le giornate di competizione, la vena si chiude in ogni caso. Quindi alla fine le domande sono principalmente due. Ce la faremo a portare a casa il campionato in questa tappa per andare a fare l'Europeo in Germania, Fröburg? E soprattutto, riusciremo a vincere l'assoluta contro Bottalico, i ragazzi dell'Europeo e soprattutto i Motard, che qui vanno fortissimo essendoci due varianti? È ora di scoprirlo. Caduta alla 6!
faccio male? No, no. Il pilota in piedi, però la moto è in mezzo alla pista. Volete una mano? Vieni qua. Ok. Come tu a posto? Sì, sì, non c'è un caffè. Sono caduto da dritto. Chi ha visto il botto? La moto ha sbattuto. Ha sbattuto forte o ha scivolato e basta? Qua è scivolato e basta. Ok. Si è impiantata qua. Stai bene Luca? Sì, sì. Ero al limite della linea bianca e poi, cioè, la moto mi è sparita. Cioè, proprio, stavo aprendo, ho fatto... Qui quando togli la tuta non senti niente tu adesso qua? No. Niente? No, una strisciatina e basta. Motivo per il quale serve un team con i controcoglioni. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto la pausa pranzo, ma in 40 minuti moto perfetta, a posto. Quindi devo rientrare subito per togliermi di dosso questa roba qui che sento, perché cadere in strada ti segna molto di più che cadere in pista. Direi che le immagini sono state abbastanza crude, quindi penso arrivi lì a casa. Ma in ogni caso, so già che siete incasinati e mi dite: ma perché in classifica non c'era Bottalico? Perché l'europeo corre solo la domenica, è round solo, invece il Chiefs, cioè la mia categoria, fa sia sabato che domenica. Ma tutti noi, ieri compresi quelli dell'europeo, abbiamo fatto delle salite per capire un attimo il tracciato, e Bottalico è stato il più veloce delle moto. Invece Matarazzo il primo dei motard e anche assoluto, quindi tutti i mezzi qui presenti. Adesso pronti per gara 1, il primo dei quattro tasselli per diventare campione domenica. Pensavo più forte. Ehi, 49 e Matarazzo 6,50. Cannato dove ero caduto ieri. Ah sì. Poi il resto l'ho fatto fortissimo. Cazzo l'hai fatto? E stavo sbagliando la prima variante, non so come l'ho girato. Faccio tutto perfetto, eh. Faccio 5 9 9 9 9 9 9. Anche sotto. Vengo qui a Spoleto. O Salvatore o Bottalico, va via con le orecchie basse.
Allora, è sempre bello ritornare sul luogo del misfatto per capire anche come è stato possibile lanciarla in questo modo. E si scoprono anche cose carine, perché prima ovviamente con l'adrenalina non hai male, non hai niente. Poi una bella ripassata al culo l'abbiamo data. Ho la tibia che è bella gonfia e forse ho capito come ho fatto. Manca segnale stradale qua. E dov'è finito? La ditta demolizioni, signori. Potrei portarmelo. No, forse è reato. Penso sia reato. È reato. Sai come quando tu rompi tutto e cerchi in qualsiasi modo di tipo. Come nuovo. Che dire, signori? Per fortuna che siamo in salita e in questo modo la moto si è fermata abbastanza in fretta. Sono andato a sbattere lì nelle balle. Sono un po' ciaccatino. Ed è un miracolo che anche la moto sia fatta poco nulla. E mi chiedevo come cavolo ho fatto a perderla in quel modo davanti. Io pensavo ci fosse molto di più il fosso, per così dire. Invece è semplicemente brecciolino e ero quel 10 gradi piegato. Che giustamente il terriccio non è che ci abbia sto gran grip, come abbiamo visto. Dormiamoci sopra e domani, un altro giorno, di sicuro la legna la sentirò tutta. No, perché comunque c'è la risalita, capito? Tutto sereno, cioè non è che c'è sta competitività. Si può fare molto meglio, 5-8-5-9. Oggi è frizzante. Ormai è qualche video che vedete il gadgettino di LA Racing lì davanti e mi fate una marea di domande, e anche i ragazzi che lo vedono qui mi chiedono ma cosa serve, cosa non serve e via dicendo. Negli ultimi video siamo andati un po' sul pratico, qui volevo spiegarvi un attimino meglio come funziona e a cosa serve. La verità è che raccontare in 2 minuti quante cose si possono fare con lui è impossibile. Adesso provo a fare un sunto per farvi venire un po' l'acquolina in bocca. Intanto l'utilizzatore può essere il pistaiolo, quello che va a farsi i passi nel weekend, quindi sia pista che strada che via di mezzo, perché le informazioni che ci dà sono fondamentali. Tramite 2 valvole TPMS nelle ruote ci viene indicato qui sullo schermino, oltre all'angolo di piega, quando andiamo a piegare, la pressione gomma anteriore e posteriore e la sua temperatura interna. La cosa figa sta qui, nel momento in cui tu vai a piegare, tramite dei colori che possiamo vedere all'interno dello schermo, ci dice con un colpo d'occhio se quel grado di piega è esagerato per la temperatura che noi abbiamo in quel momento sulle gomme. E so già cosa state dicendo: ah, ma come fa a sapere che tipo di gomme abbiamo? Quindi una gomma ha più grip e l'altra meno grip. Certo, voi nell'app andrete a inserire il tipo di gomma che state utilizzando, se siete in strada o se siete su pista. E quindi lui, tramite un algoritmo, calcolerà il livello di grip safe oppure se state esagerando. È impossibile che possa capire quella roba lì, perché tranquilli, link qui sotto in descrizione ci sono tutte le info per capire meglio il funzionamento e che gioiello è lui. Thank you.
mangiato? Quello che hai mangiato tutta stamattina. Cannato, musata. Però comunque pensavo di andare su più. Appena picchi al caldo perdi tanto rispetto a... alla mattina. 7-0 buttato. Col mille. Aspettavo un 6 e mezzo. 6 e 7. Ragazzi, oggi è tesa. È la sfida non sfida con il buon Maurizio. Come sapevamo, sta andando molto forte, è stato subito lì. Noi, prima volta qui, quindi dobbiamo fare degli esperimenti, anche se sarà un po' rischioso. Abbiamo provato ad allungare un po' il rapporto e poi accorciarlo, però mi sono reso conto che forse è meglio fare in quella curva specifica con una marcia in più rispetto a avere la moto più lunga in tutti i tornantini che, come avete sentito dai turni prima, proprio sembra quasi che si spenga, quindi dobbiamo tenere un po' più alta di giri in quel punto lì. Ieri assoluta, come avete visto, incredibile. VM Racing, ormai conoscete, progetto Moto Turbo, via dicendo. Fortissimi col Motard, secondo me non lo vedremo manco per sbaglio con due varianti. Però era una prova che dovevamo fare perché ormai sono plafonato, non riesco più a scendere in maniera agile. Secondo me il 5 bisogna farlo. E in questa configurazione qua, secondo me non è possibile raggiungere quell'obiettivo. E qui in lotta per il campionato e in lotta per un confronto veramente importante, non si può lasciare nulla al caso, quindi vamos. Non so se l'avete capito, ma ci stiamo prendendo un bel rischio. In breve, nel momento cruciale dove c'è ancora tutto in gioco, il confronto con Bottalico, l'assoluta e la vittoria di campionato, dovrò cambiare marce e automatismi senza prove direttamente in gara, senza contare che ho ancora gli strascichi addosso della caduta, che vuoi o non vuoi ti pesano a livello mentale. Il problema è che ormai lo sapete, non voglio una fetta, ma tutta la fottuta torta. Volterra, porco c***a, parliamo un attimo. Ma Lignite è stato davanti adesso o no? No. Attenzione. In teoria no, però non lo so. Perché? No, non era davanti. Ah, ok.
se lo dice lui è vero, eh. Sei arrivato secondo, l'ho visto. Ah, vedi? C'è ancora una gara, basta. Queste sono le feste. Complimenti. Grazie, è stato bello. Che dire ragazzi, è un sogno, è stato posato il primo tassello di un'avventura che è solo all'inizio. Dove arriveremo? Nessuno lo sa, l'unica cosa sicura sono i traguardi che ho messo davanti a me, europeo, northwest e isola. Non voglio fare l'errore di bruciare le tappe e di voler tutto subito, per una volta dobbiamo goderci il viaggio. E non sto parlando al plurale a caso, perché voglio che tutti voi facciate parte di questa incredibile avventura. Spero che vi piaccia seguirla esattamente come avete fatto quest'anno. Prima salita fatta, che figata ragazzi. È una botta di adrenalina non comparabile con nulla. Ogni centimetro di strada ha una sua storia e bisogna conoscerla. Ci puoi andare sopra, puoi esagerare, forzare, però stai giocando non con il fatto di fare un decimo meno una scivolata nella ghiaia. Il bello di questo campionato è correre in dei posti senza senso come Isola. Guardate che paesaggio dietro di me e poi come ci si apre la strada nella quale domani correremo a cannone. Molti penseranno che non ne vale la pena, cioè per andare su in una strada a cannone, cioè chi te lo fa fare? Se non lo provate non potete capirlo, e nel momento in cui lo provate capite che tutto quello che ti ridà indietro è molto di più del rischio che corri.